Tutte e a tutti, benvenuti al terzo incontro della serie Playlist in conversazione, una collaborazione fra Arte Fiera e Flash Art. La conversazione di oggi è dedicata a Germano Celant, tra critica militante e curatela. Nell'introdurvi i nostri tre relatori di oggi, che ringrazio, verrebbe da chiedersi, almeno a me personalmente, che cosa potrebbe pensare Germano Celant di questo incontro e della modalità con cui avviene. Non siamo tutti insieme a pochi centimetri, a pochi metri di distanza, siamo su questi schermi su cui ci state ascoltando, su cui ci state guardando, siamo a distanza. È proprio lui che sul numero 5 della rivista Flash Art, nell'anno bianco-ghiaccio del 1967, scrive appunti su una guerriglia. E la guerriglia era quella dell'arte povera, ed era quella che avrebbe definito l'importanza del singolo individuo rispetto al sistema di decidere per sé, di tornare, come dire, a ciò che conta, che sono le cose. Le sensazioni, i pensieri, le relazioni. In questo momento di distanza di sicurezza, in questo momento di così tante conferenze digitali, forse non siamo in un momento, come dire, così affine a quella grande intuizione e a quella chiamata a un senso di responsabilità, ma forse proprio per questo dobbiamo ricordarci qual era il senso radicale. Perché mette radici, come dice Michelangelo Pistoletto, di quella grande intuizione che è stata l'arte povera, che dà a noi la responsabilità di decidere che cosa deve e può accadere rispetto al sistema e quindi alla società in cui viviamo. L'arte come un'assunzione di responsabilità è un ritorno alle radici. E allora è proprio, come dire, nell'artificialità invece di questa conferenza a distanza, in cui vedo amici e amiche solo sullo schermo del mio computer, chiedo a loro di provare con la loro umanità, con la radicalità, diciamo così, dei loro ricordi di Germano Celant, di parlarcene e di cercare appunto di farci sentire meno a distanza, meno virtuali e più in corpo, in presenza, diciamo così. E vicini tra di noi. Introduco quindi i nostri relatori, che appunto ringrazio, Luca Cerizza, curatore, critico, scrittore e docente di curatela e museologia alla Nava di Milano, Eva Fabris, exhibition curator della Fondazione Prada di Milano e Venezia, e l'architetto Italo Rota. Do la parola immediatamente a Luca Cerizza, a cui chiedo, se ha voglia di parlarci di uno, diciamo così, dei momenti fondamentali della storia del XX secolo che vede Germano Celant tra i suoi protagonisti, cioè l'affermazione, l'emersione tra gli anni 60 e 70 di quella figura che all'epoca fu definita di critico militante o di curatore indipendente, che rispetto allo storico dell'arte, che conoscevamo fino ad allora, ha un po' cambiato, come dire, appunto come in una guerriglia, la scena dell'arte. E di parlarci del ruolo di Germano Celant come teorico, di parlarci della sua ossessione, diciamo così, archivistica, di parlarci della sua relazione con l'arte italiana, di parlarci insomma di come Germano Celant ha contribuito a renderci oggi quelli che siamo, a definire il sistema rinnovato, diciamo così, l'arte, ripensato, reinventato, rivoluzionato dell'arte in cui ancora oggi ci troviamo. A te Luca la parola e grazie. Ok, intanto grazie ad Arte Fiera, grazie a Flash Art, grazie ad Andrea Vigliani per questo invito, per questa responsabilità. Proverò ad affrontare questo tema molto importante, provando a non deragliare parlando di Celant, come diceva invece Tommaso Trini su Alighiero Boetti. Ecco, e lo farò leggendo qualche appunto, se non vi dispiace, perché cercherò di essere esatto
quanto esatto era sicuramente Celant, e lo farò cercando di mettere insieme, di mettere in collegamento l'attività, non separare l'attività di scrittore e di critico d'arte da quello di curatore. Provando a immaginare una sintesi di quello che è uno dei caratteri, secondo me, più ricorrenti e fondanti dell'attività di Celant, che appunto ha le sue origini proprio nei primi anni, gli anni che citava Andrea, 67, 68, 69, 70 direi. Ecco, e lo farò, vorrei farlo attraverso due confronti tra due figure anch'esse fondamentali per la nascita e la crescita della figura del curatore indipendente e militante. Questo appunto per dare, se ne fosse ancora bisogno, prova dell'importanza appunto fondante della figura di Celant in questa direzione, per un ruolo che poi sappiamo da circa la metà degli anni 90 ha acquisito una notorietà molto, molto più ampia, se non addirittura mediatica. Ecco, queste due figure sono Lucy Lippard e Harald Zeman, e questo confronto in qualche modo rispecchia due ambiti appunto di lavoro di Celant, quello della scrittura critica, della scrittura espositiva, che credo pochissimi siano riusciti a mettere insieme con la stessa qualità. E in qualche modo poi che vengono sintetizzati in queste grandi pubblicazioni, in queste grandi opere editoriali che sono i cataloghi delle sue mostre. Allora iniziamo con il dialogo paragone confronto con Harald Zeman. C'è un testo di Pascal Griff sul numero di autunno appunto di Flash Art, d'autunno del 2020, che ha già messo in evidenza l'importanza e il tempismo delle terrorizzazioni di Celant, dell'arte povera. Novembre 67 è l'articolo, il testo a cui Andrea faceva riferimento, appunto su Flash Art e le sue prime mostre dell'arte povera, e soprattutto Arte povera più azione povera ad Amalfi nel 68, che Andrea conosce meglio di me per averci dedicato una grande mostra a Napoli. E quindi l'importanza fondamentale rispetto a quello che è lo scenario dell'arte cosiddetta post-minimalista, che poi avrà una fioritura e riconoscimento internazionale proprio grazie alla mostra di Harald Zeman, Arcinota, When Attitude Becomes Form, del marzo-aprile 68. E quindi va rilevata la tempestività di questo lavoro. E in questo senso però va ricordato anche un po' la velocità di Celant rispetto invece al lavoro di Zeman. Zeman, bisogna ricordarlo, lavora per 8 anni e mezzo alla Kunsthalle di Berna, è il direttore più giovane d'Europa in quel momento, e il suo avvicinamento all'arte diciamo contemporanea dell'epoca risale all'impacchettamento, spettacolare impacchettamento da parte di Christo del museo di Berna nel 68. Ma la vera adesione alle avanguardie dell'epoca avviene in verità in modi piuttosto improvvisi e forse in parte casuali, e più tardi appunto delle mostre, delle prime mostre di Celant. Avviene ad Amsterdam in un incontro con Jan Dibetz. Infatti la prima mostra, la prima idea per Attitude Becomes Form è un titolo piuttosto lampante, era New Experiments with Light. Era appunto, doveva essere una mostra su opere con la luce di matrice neocostruttivista. Però Zeman incontra Jan Dibetz e cambierà prospettive e indagherà appunto quelle attitudini o quell'arte micromotiva, come l'aveva definita Piero Gilardi, che si stavano sviluppando in Europa e negli Stati Uniti. Quindi folgorato sulla via di Amsterdam, si potrebbe dire, in poco più di un anno e mezzo, Zeman brucia le tappe, viaggia per l'Europa e gli Stati Uniti e si aggiorna su quei movimenti, incluso ovviamente l'arte povera. Però sappiamo che in qualche modo il momento fondante, simbolico per la nascita del curatore indipendente, mi ricollego alla domanda di Andrea, è la nascita dell'agenzia di Harald Zeman, l'agenzia, la Gentur,
che può essere tradotta come agenzia per il lavoro spirituale migrante o ospite, è del 69. Viene fondata a seguito delle dimissioni di Zeman come direttore alla Constale di Berna, a seguito delle polemiche per When Attitude e del rifiuto da parte del board di tenere una mostra personale di Joseph Beuys. Quindi, questo è un punto importante, il curatore esce dall'istituzione e in qualche modo si fa istituzione, diventa istituzione, si organizza come un dispositivo mobile, un dispositivo di lavoro che concepisce e realizza, Zeman se non sbaglio diceva dal concept al chiodo, mostre per diversi contesti e istituzioni. La prima e l'unica in verità che poi Zeman organizza è Happening and Fluxus al Kunstverein di Colonia, piuttosto tumultuosa nel 1970. Poi organizzerà Documenta nel 72 e quell'idea dell'agenzia in qualche modo finisce lì. Non so se sia mai stata indagata, forse è una mia mancanza, almeno a me è sfuggito, l'interessante somiglianza, parallelismo con l'Information Documentation Archive, che fonda invece Zeman nel 70 a Genova, con lo scopo, e cito Zeman, Celant, ho detto Celant, con lo scopo di trattare le ricerche contemporanee come storia. Era un centro che si basava su tre pilastri tematici: teoria, informazione e organizzazione. Aveva appunto l'intento di organizzare mostre, di collaborare con riviste e istituti culturali e lavorare appunto agli archivi. E come Information Documentation Archive, Celant lavora anche a Conceptual Art, Arte Povera e Land Art, la notissima mostra alla GAM di Torino che apre nel giugno del 70 e poi alla personale di Piero Manzoni alla GAM. Ora, al di là di una possibile gara di velocità che ci interessa fino a un certo punto, a me sembra interessante notare come queste due istituzioni personali, se vogliamo, pare istituzioni, appunto, si potrebbe dire, istituzionalizzano la nascita del curatore indipendente, del curatore militante, di una figura che appunto si muove da libero professionista nel mondo e nel mercato dell'arte contemporanea, portando avanti una sua visione dell'arte, del mondo, se vogliamo anche della politica e della società, come sicuramente Celant faceva in quegli anni. Ora, al di là delle differenze di percorsi poi successive tra Zeman e Celant, poi Eva ci parlerà come, se non sbaglio, la vera, diciamo, l'entrata in un'istituzione di Celant, se non sbaglio, è proprio quella. Almeno in modo così duraturo con la Fondazione Prada. A me sembra interessante sottolineare anche il ruolo di Celant nel contesto italiano dell'arte italiana di quegli anni, cioè un contesto che, come sappiamo, mancava di un museo dedicato all'arte contemporanea e così sarà ancora per tanti anni, fino all'apertura del Castello di Rivoli e poi del Museo Pece a metà degli anni 80. Ecco, è una situazione che rispetto ai paesi del nord Europa, la Svizzera stessa, l'Olanda, la Germania, mancava di istituzioni dedicate all'arte contemporanea. Le grandi mostre di quegli anni, da appunto Arte Povera e Azioni Povera a Contemporanea, più avanti, e moltissime altre, nascono in contesti, diciamo, temporanei, non in musei dedicati all'arte contemporanea, o in musei come la GAM o Palazzo delle Esposizioni per Vitale Italia Negativo, che in qualche modo vengono occupati temporaneamente. Ecco, in questo contesto, quindi l'opera di Celant ha un'importanza fondamentale in un contesto appunto di mancanza di istituzioni, dove Celant è l'istituzione nomade. Ecco, qualche anno fa, lavorando ad un progetto sull'arte pubblica per i 50 anni di Campo Urbano a Como nel 69, per la mostra Campo Urbano, ho trovato un testo che non conoscevo, che forse molti non conoscono, di Celant, che si chiama Arte Turistica. È un testo del novembre 69. Ecco, in questo testo, che è molto polemico su quelle mostre, tra cui Campo Urbano, che erano nate in quegli anni in Italia, nelle piccole cittadine italiane, e di cui in verità Arte Povera, Azioni Povere è forse una delle prime, e sicuramente la più fortunato esempio. Ecco, Celant polemizza
con gli assessori, forse i sindaci dei piccoli paesi che ospitavano queste mostre, paesi cittadini tra cui Como, e suggeriva invece una strategia diversa dal punto di vista appunto in relazione al lavoro di informazione e divulgazione dell'arte contemporanea. Celant scriveva: invece di spendere soldi in queste mostre effimere, ogni, e cito, ogni singola cittadina dovrebbe dotarsi di un piccolo museo di diapositive, reperire un piccolo ambiente dove proiettarle, organizzare piccole mostre didattico-divulgative, proiettando a tempi lunghi immagini e riproduzioni. Il critico verrebbe allora ad essere capovolta, non più il guitto, ma, sottolineo, lo storico e il documentatore di una situazione in divenire. E quindi è evidente qui la fiducia appunto nello strumento dell'archivio, della documentazione con funzione informativa, divulgativa ed educativa. E quindi la volontà di costruire luoghi di informazione, ricerca e studio, piuttosto che eventi spettacolari ed effimeri. E quindi il desiderio di Celant, siamo appunto nel 69, di costruire il museo, che era immaginario per dirla alla Marrò in quegli anni, che in Italia appunto ancora non esisteva. E quindi chiudo la parte sul rapporto con Zeman. Si può dire che il curatore fa informazione e lavora a formare la storia. Questo mi sembra uno degli obiettivi che Celant, per quello che sono riuscito a leggere, ha sempre inseguito. Passo più brevemente al secondo dialogo, quello con Lucy Lippard. E questo è un dialogo, se quello di Zeman era più legato alla curatela, quello di Lippard più legato alla scrittura critica, per questo che ho provato a tenerli uniti, alla scrittura critica, alla figura del critico, alla missione del critico e ai progetti editoriali. Allora, Celant, che ospita la Lippard nel catalogo della GAM appena citato nel 70, la segue sicuramente in quell'attenzione verso, Celant stesso le definisce object-oriented writing, cioè un'attitudine critica che predilige l'informazione e l'interpretazione, cioè i fatti alla critica. Questo è un atteggiamento che era stato incarnato dalla Lippard nella famosa mostra di Seattle Art Museum, il cui titolo è 557.087, sono gli abitanti di Seattle in quel momento. Eva lo sa meglio di me queste cose perché ha studiato la Lippard, e questo ci interessa. Il catalogo è un contenitore di schede, index card, con informazioni su ogni singolo artista. E quindi, per dirla con le parole di Celant, quello che si afferma con questi atteggiamenti è la consapevolezza che il critico e lo storico, cito Celant, non è superiore all'oggetto e all'autore, può solo convivere con essi e transitare in parallelo, assumendo la stessa coscienza verso la contemporaneità. E quindi la scrittura si fa connessione e con partecipazione con l'artista. D'altronde, tra il gennaio e il luglio 1970, Celant scrive il testo Per una critica critica, che è pubblicato in varie fasi e poi definitivamente sulla rivista NAC. E qui Celant, sulla scorta di un saggio famoso come Contro l'interpretazione di Sontag del 61, e anche la decisione della Lonzi di, diciamo, silenziare la critica per farsi con il suo libro autoritratto, scusate, avviene quindi la volontà di documentare un'avventura in corso piuttosto che decifrarla e interpretarla con letture critiche. Il lavoro critico cerca una complicità con quello dell'artista che accompagna, documenta, presenta, più che interpretare con una lettura critica. Quindi di qui l'importanza delle informazioni oltre a ogni deformazione eventuale della critica. E qui arriviamo alla pubblicazione da parte di Celant di Precronistoria, che è stata recentemente ripubblicata per Quodlibet, che è una cronologia, antologia dell'arte minimalista e post-minimalista dal 1966 al 69, che Celant inizia nel 72 e che poi pubblica nel 76. E qua, per ammissione dello stesso Celant, viene seguito quello che era il metodo appunto di Lucy Lippard con Six Years, l'antologia di informazioni e scritti pubblicata
nel 73 dalla Lippard, che discute dell'arte dal 66, che mette insieme informazioni, dichiarazioni e testi dell'arte dal 66 e 72. Con la differenza che la Lippard si riferiva ad artisti singoli, mentre Celant lavora sui gruppi, sulle aree più ampie. E quindi sia dematerialization che preconistoria sono l'affermazione di questo approccio documentario, antologico, archivistico rispetto a quello saggistico e interpretativo. Anche in questo caso poi bisogna dire che però Celant già con il libro Arte Povera aveva anticipato un atteggiamento appunto documentario nella pubblicazione, nel lavorare a un progetto editoriale. Però, sto arrivando alla conclusione, scrive ancora Celant in Critica Critica, documentario non vuol dire essere qualunquisti ed occuparsi di tutta l'arte che succede, ma scegliere l'arte che si vuole salvare con tutti i rischi e i pericoli della scelta. Quindi dal 72 Celant abbandona l'approccio, diciamo, più neutro che aveva professato in questi primi anni, per iniziare anche una serie di monografie che saranno lunghissime, la prima delle quali è quella di Paolini del 72 per la Sonavent, e altre, forse Eva ce lo dirà, sono in cantiere, sono rimaste purtroppo interrotte. Per concludere, mi sembra che sia l'attività, si può dire che sia l'attività curatoriale che editoriale dei primi anni, in verità in questi primi anni si possono individuare dei caratteri, un atteggiamento che fondamentalmente mi sembra, a cui fondamentalmente Celant sia rimasto fedele forse fino alla fine, cioè di una visione il più possibile oggettiva, anche se ovviamente, come abbiamo detto prima, con uno sguardo che guarda a una certa realtà e non un'altra, una visione accumulativa, dice, orizzontale più che verticale del lavoro curatoriale editoriale. Le sue grandi mostre, o almeno quelle che io ho avuto la possibilità di vedere negli ultimi ormai 25 anni, si basano, mi sembra, sempre su questo criterio di straordinaria presentazione di dati, di date e di opere, fatte nel modo più rigoroso e completo possibile, anche per parlare ad un pubblico più ampio di quello dei soli addetti ai lavori. Insomma, se Boetti metteva al mondo il mondo, Celant lo metteva in ordine, ovviamente nel perimetro, all'interno del perimetro delle espressioni e delle storie che sembravano importanti da documentare. E mi sembra Celant stesse lavorando, credo anche su richiesta ovviamente di altri, di editori e quant'altro, stava mettendo in ordine anche la sua stessa storia, e qua appunto viene da pensare alla ristampa di Preconistoria, alla grande operazione di Arte Povera 2011 con il suo grande catalogo, alla ristampa di Biennale del catalogo del Biennale del 76, Ambiente e Arte, e forse c'erano altre cose in cantiere che io non conosco. Quindi i libri, le grandi monografie, i cataloghi regionati, come i grandi, mi verrebbe da dire, palazzi enciclopedici che erano le mostre di Celant, mi sembra che alla fine rimangano fedeli a quella idea di critico e curatore come facilitatore storico e scientifico del lavoro degli artisti, piuttosto che un inventore e parartista. E qua verrebbe da pensare alle critiche che Zeman aveva ricevuto per la sua attitudine, diciamo, artistica nel ruolo di curatore dagli artisti, di alcuni artisti importantissimi che partecipavano a Documenta 1962. Ho veramente finito un mio pensiero. Questo approccio mi sembra che alla fine rifletta le stesse metodologie dell'arte che lui, Celant, ha contribuito a diffondere e rendere popolare: minimalismo, arte povera, arte concettuale, arte processuale e altri post-minimalismi. Arte per la quale i materiali devono essere presentati evitando il più possibile di intervenire nella loro trasformazione. Ancora, una presentazione piuttosto che una rappresentazione, un'accumulazione piuttosto che una sintesi. In questo senso Celant ha condiviso con quegli artisti, mi sembra di poter dire, una visione del mondo già dai primi anni.
ed è stato soprattutto uno straordinario e caparbio editor della storia, compreso la sua, ovviamente. Grazie per ora. Grazie a te Luca. Possiamo quindi mettere un primo punto in questo editing della storia e affermare che effettivamente Germano Celantz è stato il critico militante e il curatore indipendente, diciamo così, per antonomasia di una stagione in cui, parlando con gli artisti, ma anche con Germano e con altre persone, tutti dicevano: beh, eravamo giovanissimi, erano tutti giovani e si stavano inventando effettivamente alla fine degli anni 60 questo sistema che hanno contribuito nel contempo a rivoluzionare e a fondare. E Germano Celantz però questo lo ha fatto, evidentemente, ce lo ricordava puntualmente Luca, con l'accuratezza e, se volete, anche l'autorità dello storico dell'arte, come è stato detto da più persone, è come se Germano Celantz trattasse l'arte contemporanea con la stessa autorità e lo stesso scrupolo con cui trattiamo l'archeologia o l'arte del Medioevo, o l'arte del Rinascimento, e quindi, come dire, tutti questi punti in collaborazione, affiancandosi a grandi colleghi e soprattutto ispirandosi appunto al lavoro degli artisti e rendendone merito con questa precisione, con questo dettaglio. Sappiamo benissimo che diceva sempre è oggettivo, diciamo così, anche se si trattava di qualcosa avvenuto poco tempo prima, ha contribuito a rendere l'arte contemporanea, diciamo così, un posto migliore, un posto più sicuro, un posto più autorevole per gli artisti e per chi se ne appassiona. A partire appunto da questa straordinaria visione, da questo straordinario ruolo, Germano Celantz è autore, e qui do la parola ad Eva Fabris, è autore appunto, diciamo, di grandi mostre a tema che hanno, attraverso le mostre e le loro pubblicazioni scientifiche, attraverso, diciamo così, il metodo di lavoro di Germano Celantz, messo appunto tanti punti, diciamo così, nella storia dell'arte contemporanea. Vorrei chiedere appunto a Eva di parlarci di che cos'erano per Celantz queste grandi mostre, questi monumentali cataloghi, che cos'era lavorare sulla ricerca e sull'organizzazione di questi progetti con Germano Celantz, e di introdurci alla programmazione della Fondazione Prada, a tutti quei progetti che hanno ideati, concepiti, come dire, editati da Germano Celantz, ha contribuito a definire l'identità di questo luogo, di questo tempo, di questo spazio istituzionale, come dire, che ha, grazie anche all'autorità di Celantz, la definizione di museo, gli sta proprio a pennello, è un vestito, diciamo così, che la Fondazione Prada indossa con grandissima autorità e grandissima propositività. A te va la parola. Grazie Andrea e grazie a Gea Flechard per l'invito ad Arte Fiera e ai compagni di questo tavolo che vogliamo comunque, come ci hai ricordato, sentire come un tavolo. Sì, senz'altro è importante partire dal metodo, e sono è facile riprendere il discorso da dove l'ha lasciato Luca, nella misura in cui quello che lui ha descritto come l'attenzione al documento è fondante per la costituzione del progetto espositivo e editoriale nel momento in cui esso viene concepito e comincia a prendere forma. Il documento per Celantz è comunque una risorsa di studio dinamico, è sempre comunque proposto come uno proposto prima al team di ricerca e poi al pubblico come uno strumento di comprensione culturale della complessità di un'epoca, di una figura o di un tema. La polarità del metodo si compone appunto del metodo
sviluppato da CELAN si compone appunto della centralità del documento, ma ha due assiomi altrettanto importanti. Uno è la costante della ricerca sul tema dell'ambiente, che come lui felicemente ammetteva e ricordava, gli viene dalla frequentazione di quegli artisti assieme ai quali, come tu dici Andrea, lui è stato giovane. Quindi una costante ricordo, una costante centralità del fatto che l'opera non si palesa nello spazio espositivo come oggetto astratto, ma è sempre stata concepita in relazione ad un contesto, sia esso inteso come il contesto architettonico dello spazio espositivo, ma ovviamente per traslato anche un contesto storico, sociale e politico. E quindi sempre lui ricordava come Michael Escher, Daniel Buren o Yannis Kounellis con il desiderio di dormire per dei giorni prima della galleria informano il suo modo di occupare, il suo stesso di CELAN modo di occupare lo spazio espositivo nel momento espositivo. E poi citerei anche il dato della multidisciplinarità, che ha anche una paternità artistica che va assolutamente ricordata, artistica e metodologica, che è quella di Eugenio Battisti, il suo maestro all'Università di Genova, lo storico noto, storico dell'arte noto per il concetto di antirinascimento, per aver ripensato una scrittura del barocco come il momento storico in cui più di tutto si scioglie la distanza tra cultura alta e cultura bassa, ma anche lo storico dell'arte che insegna che l'analisi implacabile può essere riservata ai più diversi artefatti, oggetti e figure della storia, siano essi la stregoneria o Brunelleschi o l'arte del presente. Quindi io direi che per chi come me ha avuto la fortuna di lavorarci assieme, le polarità attraverso le quali si sviluppava il progetto espositivo erano queste. Poi, visto che Andrea ci ricorda e ci chiede una fisicità del ricordo, scenderò anche un pochino più nel dettaglio di ricordare come proprio si costituiva il momento di ricerca, che in alcuni casi per fortuna poteva essere anche di lunga durata. Si costituiva in un momento iniziale della durata di alcuni mesi e che non finiva mai, se non veramente fino al giorno prima della mostra, di inclusione e di creazione di enormi bacini di informazioni sull'argomento, sull'artista, sul suo contesto in analisi nel progetto in corso. Quindi anche fisicamente questi bacini prendevano la forma di faldoni, infinite quantità di faldoni in cui si stampavano le schedine del quadro, del libro, del testo, dell'oggetto, del disegno d'architettura, dell'oggetto di design, e glieli si portava, li si guardava insieme. E la cosa piuttosto magica è che comunque erano quaderni ed anelli, proprio perché ogni tanto, quando la riunione era particolarmente fertile, quando i materiali portati erano, non dico sufficienti perché quello non lo erano mai, ma comunque più sufficientemente succulenti, succedeva il momento, clac, si apre l'anello, si aprono gli anelli e si comincia, e le categorie giravano, quindi oppure rimettetemelo in ordine, torniamo al cronologico, rimettetelo in ordine, andiamo per temi, andiamo per spazi. E questo giro di ripensamenti ovviamente significava la continua rimessa in discussione, perché quello che trovo straordinario, e poi entrerò nel dettaglio di qualche esempio, è che comunque il percorso di concezione della mostra era la continua riproposizione di una domanda. La mostra non era un'ipotesi da confermare, la mostra era, e il libro, erano a tutti gli effetti dei percorsi di conoscenza
ai termini della quale si potevano tirare le fila. E anche qui un dato aneddotico, buffo, quanto si vuole, però e Celant consegna il suo testo per il catalogo sempre per ultimo. Assolutamente sì, ma perché era veramente il momento in cui concludere ciò che magari possibilmente già si cominciava a vedere nella sala, perché c'era proprio questa costante tensione all'immersione dentro al dato fornito dal documento e dalla scoperta estetica fornita dall'opera, così come si venivano a costituire in unità. Naturalmente, quando l'ambito era tematico, oppure quando c'erano i vasti attraversamenti cronologici, tutto questo avveniva con l'accompagnamento di l'individuazione e l'accompagnamento non solo del lavoro del team, e voglio sicuramente ricordare delle figure di storiche dell'arte come Anna Costantini, Antonella Soldaini, Francesca Cattoi, Chiara Spangaro, che sono stati proprio delle ben più che esecutrici, delle co-pensatrici al suo fianco, sempre in periodi diversi, ma poi c'era anche la volontà di affidarsi a degli esperti dei vari campi affinché questa multidisciplinarietà non fosse una passeggiata flaneristica nella conoscenza, ma ci fosse sempre un scambio conoscitivo con chi aveva approfondito e studiato in maniera specialistica le diverse discipline attraversate. E direi che effettivamente, se per il lavoro nello spazio credo che valga la pena di ricordare la Biennale, anzi specificamente la mostra Ambiente Arte del 76, come il precedente assoluto del momento in cui la mostra rappresenta la capacità di creare una continuità metodologica tra passato e presente, per cui Celant afferma che questa modalità di caricare il significato della presenza e l'opera dello spazio che lui vive assieme ai suoi coetanei, ha un precedente storico italiano con il futurismo, quindi la sua grande passione, vicinanza e ripresa costante del manifesto della ricostruzione futurista dell'universo e l'idea di creare per il pubblico della Biennale un vero e proprio attraversamento storico dei momenti in cui l'arte e l'architettura si uniscono per essere universo dello spettatore, a partire proprio da Balla, da De Pero e da lì ampliarsi verso le posizioni di Puni, Lissinsky, con la vera e propria ricostruzione degli ambienti, con un'idea di ricostruzione, o meglio ancora di reenactment, che è una dei fili conduttori che torna da lì in avanti in una maniera piuttosto puntuale, rispondente e sfaccettata via via che deve essere a testimonianza di diversi approcci e di diversi temi. Rispetto invece al rapporto tra mostra e documento, penso che valga assolutamente la pena di rifarsi all'invenzione di Identité Italienne e della relazione che avrebbe dovuto avere in mostra nel 1981. Siamo a Parigi, al Pompidou, siamo dopo le mostre con cui Pontoux-Sultan segnala la centralità di Parigi rispetto a Berlino, New York e Mosca. E quindi siamo in un momento in cui è importante museologicamente essere in grado di offrire una lettura della storia attraverso la mostra. E quindi la scelta di Celant è di una selezione piuttosto limitata di artisti, siamo a 18 artisti, ma un tentativo all'epoca non riuscito di portare nella mostra già il documento. Il documento non va nella mostra come da progetto iniziale, ma riempie il catalogo, che è null'altro che
un oggetto di 647 pagine, una cronologia di dati storici, politici, sociali, una segnalazione importante del ruolo dei magazine, delle riviste, della moda, dell'architettura, affidata a diversi redattori sotto la guida di Bruno Corà, e che diventa un po' una costante, un oggetto che per Celant è la linea guida, il fiume lo chiamava spesso, nel quale intersecare quelli che erano di volta in volta gli oggetti più specifici della sua analisi. Ricordava Luca la posizione, lui spesso si definiva one man band, quindi rispetto all'istituzione c'è sempre una necessità di identificarsi molto di più con la propria ricerca e con il proprio metodo, però ricordiamo anche il ruolo importante ricoperto alla Guggenheim, dove è Senior Curator of Contemporary Art dall'89, mostra in cui anno in cui ha luogo la memorabile mostra di Mario Merz, ma situazione anche, museo anche, in cui viene ripresa la proposizione su scala internazionale della riflessione sull'arte italiana con una mostra nel 94 come Italian Metamorphosis, dove la multidisciplinarietà è veramente portata a conseguenze espositive ancora più estreme, e io trovo sempre bellissima la fotografia, che una delle poche fotografie che si trovano effettivamente di Italian Metamorphosis, in cui sulle famose vele di Lloyd Wright stanno la Vespa e la 500, tutte stortignacole, però insomma in pieno dinamismo. Pensiamo anche che è un'epoca in cui si parla a livello, l'Italia parla di sé come a livello di marketing, come attraverso il brand del Made in Italy, e lui, Celant, lo sostanzia e racconta ancora una volta, di nuovo attraverso un mastodontico catalogo, quali sono le radici. E vorrei ricordare che in quel catalogo lui riprende un mai interrotto dialogo con Umberto Eco, perché è Eco che scrive l'introduzione al catalogo di Italian Metamorphosis, e dà in quel contesto una delle definizioni più belle, credo del 1968, che era un po' un anno attorno al quale molta della narrazione di Italian Metamorphosis si strutturava, che se prima era l'arte che voleva trasformarsi in rivoluzione, ora è la rivoluzione che voleva diventare arte. E sicuramente ne deve essere stato molto, molto contento. Non sono ancora arrivata a Fondazione Prada, ma lo farò nel giro di un paio di minuti, perché sono mostre che per fortuna ci ricordiamo, perché ci riguardano più da vicino. Però vorrei ricordare due cose. Vorrei ricordare che quando si costituì, me lo ha raccontato Mario Mainetti, che è in Fondazione Prada come Head of Research e al fianco di Celant anche da molti anni, mi ha ricordato che quando si costituì il team per che avrebbe dovuto affrontare questo grande momento di ricostruzione dell'intera mostra, intesa come testo, intesa come documento, che lo ricordiamo sotto la direzione architettonica di Rem Koolhaas, prevede una sovrapposizione della pianta della Consale di Berna su Cacornèr, sulle reali pareti e la struttura architettonica esistente a Cacornèr della Regina, oltre che al riposizionamento dei pezzi. In teoria bastavano un architetto e uno storico dell'arte e cotanto curatore, che pure naturalmente aveva anche avuto parte e un ruolo di presenza nella mostra di Zeman, ma ha voluto che ci fosse anche Demand nel team curatoriale, Thomas Demand,
ha voluto anche un artista, per evitare che la scientificità fosse troppo asciutta, per evitare che a fronte della assoluta pedissequità della ricostruzione ci fosse una sorta di asciuttezza, di mancanza di quella magia che comunque lui riconosceva all'artista, di cui non si è mai fatto, di cui non si è mai voluto, a cui non si è mai voluto sostituire da un punto di vista creativo. Credo che lascerò il resto alle considerazioni finali, Andrea, per dire forse, per dare una risposta molto concreta alla tua domanda sulla relazione tra Celant e la Fondazione Prada, io direi che ciò che più ha definito le sue mostre in fondazione è il fatto di aver sviluppato con il team in maniera sempre implacabile il suo metodo e quindi continuando l'aderenza al dato documentario e archivistico in maniera spietata, però portando alle estreme conseguenze quell'attacco all'idea idealistica, all'approccio idealistico all'esporre per la battaglia contro la parete bianca e creando appunto delle mostre in cui non ci fosse paura di spettacolarità, ma anzi con la piena consapevolezza della capacità dell'ambiente immersivo di essere espansione costante e stimolante dell'esperienza artistica spettatoriale, senza che questo togliesse pregnanza alla solidità scientifica. Questo credo che sia stato condotto pressoché in ogni mostra che Celant ha sviluppato alla Fondazione Prada. Non ti sento. Pronto? Eccolo. Ecco. Eccolo. Ringrazio molto Eva per averci raccontato un po' da vicino, direi, come dire, cosa ha significato lavorare con Germano Celant, di aver fatto anche un po' il punto su mostre che hanno in relazione alla conoscenza dell'arte italiana, di cui lui è sicuramente uno dei più grandi conoscitori e creatori, attraverso non solo la teorizzazione sull'arte povera, ma anche questa straordinaria capacità di presentare l'opera dell'artista italiano come un'opera progettuale a 360 gradi, quindi la multidisciplinarietà delle sue mostre sull'arte italiana, che sono diventate, come dire, canoniche anche per questo, per la capacità olistica di vederle insieme. Piccolo aneddoto che, diciamo, forse integra quello che dicevi, lavorando alla mostra su Marcello Rumma al Madre di Napoli insieme a Gabriele Guercio, abbiamo scoperto una lettera meravigliosa, stessa epoca degli appunti su una guerriglia, in cui Germano consiglia al collezionista Marcello Rumma, primo forse collezionista che gli fu mecenate, appunto a Germano, di chiamare ad Amalfi per la 3 giorni, diciamo, di Arte Povera e Piazzoni Povere, 4, 5, 6 ottobre 1968, tutta la critica italiana, tutta, perché quello che l'arte povera avrebbe potuto rappresentare, caro Marcello, è come il futurismo. È un grande momento in cui ci dobbiamo essere tutti a sostenere, come dire, un capitolo importante, anche se non ancora è stato scritto, diciamo così, ma lo scriveremo insieme appunto fra pochi giorni. Questa capacità lungimirante, costruttiva, realizzativa, fondativa di capitoli interi della storia dell'arte è sicuramente una dote straordinaria, che è avvenuta anche attraverso mostre straordinarie, spettacolari, nello stesso tempo dettagliate e scrupolose, una magia, come dire, tra questi elementi che forse a pochi riesce, sicuramente riusciva Germano Celant, e in queste mostre l'allestimento è stato complemento fondamentale della scrittura teorica. E sono molto grato di poter dare ora la parola a Italo Rota, che ha collaborato con Germano Celant all'allestimento di alcune mostre, che ha conosciuto forse tra tutti noi che siamo una generazione che studia e ammira Germano, che abbiamo avuto occasione di collaborare, più Eva
di noi con Germano è la persona che ci può, credo, anche restituire il senso più pieno del lavoro diretto, a stretto contatto, gomito a gomito con Germano Celan. Ringraziandolo lascio immediatamente la parola a Italo Rota. Intanto buongiorno a tutti. Beh, i miei ricordi con Germano iniziano nel 1977, perché Gregotti era un giovane del suo studio, mi disse: vieni con me a Venezia, mi aiuti per gli allestimenti, e così iniziò questa avventura. I miei primi incontri con Germano riguardavano l'architettura, perché oggi non si è citato, ma è stato un grande critico d'architettura, anzi credo abbia iniziato con l'architettura. Anche la parola architettura radicale e la sua definizione sono opera di Germano. Quindi conosceva l'architettura dall'interno, è sempre stato, come dirvi, molto ambivalente nel rapporto con gli architetti. Basta ricordare il volume che ha scritto, il piccolo volume che ha scritto Germano su REM, in cui alcune idee sono proprio sue, e con grande generosità le ha offerte a REM Koolhaas. E sempre avuto questo rapporto di grande ammirazione con chi sapeva mettere le cose nello spazio, perché riconosceva un ruolo diverso all'installazione degli artisti e invece alla messa nello spazio fatta dagli architetti. Questa è una sottigliezza a cui Germano ha sempre tenuto, perché ha sempre rispettato il lavoro degli artisti in maniera assoluta, e in questo ha sempre cercato di evitare questo confine che si è sempre più assottigliato in questi anni. Anche a causa sua oggi si fanno delle architetture che sono delle installazioni, cioè che hanno preso dalle procedure dell'arte una tecnica che serve a risolvere molti problemi. Germano era una persona, se dovessi ricordare il primo aggettivo che dovrei mettere, è onesta, perché era onesto con tutti e con se stesso, con i contenuti, con le opere. E poi quello che ho sempre ammirato in lui era il rispetto per il lavoro e per le persone che lavoravano. In questo era quasi una persona d'altri tempi, anche se per lui il lavoro era organizzato intorno a un team. Un team è un team manager, ma sempre team rimane. E cercava di tirare fuori sempre non il meglio, ma il di più da tutti. Perché il problema era riuscire ciò che era in mezzo al tavolo, che era il tema che offriva al team. E questo è stato quasi scientifico in questo tipo di organizzazione. Una navigazione molto simile a quella che si trova in tutte le istituzioni che si occupano di innovazione, che sia esso un laboratorio dell'MIT o un laboratorio di un'industria innovativa. L'altra cosa era che a me è sempre piaciuta e abbiamo condiviso tanto tempo, tante volte veniva anche a casa mia a frugare nella mia biblioteca, era la sua passione per i documenti, cioè che le opere vivessero ancora meglio, di più, anche se raccontavano come esse venivano prodotte o riprodotte. Questa idea di riprodurre, non era tanto riprodurre le opere, ma era di nuovo mettere in produzione una mostra, un avvenimento. E questo era un concetto per me fondamentale di questa riproduzione. Ne va proprio della mostra lì che ha ricreato su When Attitude Become Form, un tipico prodotto di riproduzione, però è arrivato al suo apice nella mostra sugli anni 30 italiano alla Fondazione Prada, dove il sistema che ha messo a punto è un po', credo, il suo lascito. Avevamo, Eva neanche ha lavorato tanto a questo grande delirio che fu Arts and Food,
questo esercizio monotematico intorno a un tema molto semplice che è il nutrirsi, mangiare e poi anche andare in un grande ristorante. Fu una mostra immensa in cui decidemmo di non dare spiegazioni. Era una mostra che doveva parlare per sé, anche con una grande attenzione per i bambini che avevano un circuito tutto per loro. C'erano 40 Andy Warhol, ma li potevano vedere solo i bambini, così come altre opere preziosissime. Gli adulti potevano entrare solo se si mettevano a carpone. Ecco, anche queste piccole attenzioni non vanno dimenticate, cioè questo desiderio di non essere mai didascalico, pedagogico, ma di cercare di affascinare le persone affinché potessero intraprendere un processo autodidattico, perché se scattava questa molla, forse potevano anche mettersi lì per qualche giorno a capire e a studiare il catalogo, che era sempre parte integrante della mostra. Io ho sempre pensato che i suoi cataloghi fossero la prima sala della mostra e ne fossero inscendibili, ma che era il dispositivo affascinante in cui veniva disposta la mostra, che era uno dei passepartout per affascinare il visitatore affinché si facesse carico di questa prima sala, che era in genere imponente, era un grande castello. Mi ricordo quando una volta Gianluigi Ceri mi chiese di aiutare Umberto Eco a fare dei disegni per il nome della rosa, della forma del villaggio, del castello, della biblioteca, e ogni tanto veniva fuori il nome di Germano, che era anche un amico comune con Vittorio Gregotti, e questo dice un po' anche di questa struttura, del rapporto tra biblioteca, contenuto e arte. Germano non ha sempre, come dire, era appassionato dei cataloghi degli artisti e di come gli artisti raccontassero i propri contenuti. Una prova ne è la sua grande biblioteca su cui dormiva e lavorava tutti i giorni. Era proprio fisica questa relazione, e quando c'era bisogno di qualcosa andava nella stanza di fianco e arrivava immediatamente il supporto necessario a espandere un concetto. Tutte queste cose fanno, questa era una cosa che condivideva anche con Harald Zeman, che aveva anche lui un immenso archivio operabile. Un conto è avere una biblioteca, un conto è avere un deposito, un'altra cosa è avere un archivio operabile, qualcosa che è perfettamente utilizzabile in tempi immediati. In questo mi ricordavo un po' l'edificio di Memosine fatto da Bivarbo, dove tutto doveva essere a disposizione. Prima Eva parlava di questi tavoli con i faldoni, era un proprio per me l'immagine un po' anche di Abivarmi, quando tutti i materiali venivano messi in un luogo ben preciso e poi si cercava di farli parlare attraverso le relazioni che potevano stabilire, e in questo modo potevano espandersi e chiamarne continuazione molti altri, avendo però la cura di mantenere sempre la rotta sul tema dato, perché su questo Germano era sempre molto molto rigido di non perdere mai la rotta. Si potevano fare deviazioni magari perché una tempesta poteva avere distratto l'attenzione, ma poi riprendeva immediatamente il timone per andare là dove desiderava. Una cosa anche che è molto interessante, ma non se n'è mai parlato, di Germana, di come utilizzasse anche
come metodo di lavoro nella, delle situazioni analogiche di tempi molto lontani dall'umanità. Abbiamo discusso molte volte di preistoria, di strutture arcaiche che servono e sono molto utili ancora oggi per organizzare il pensiero e le cose. Se voi vedete alcune delle organizzazioni delle sue mostre rispondono proprio a sistemi delle, non sono ancora architetture, non saprei come definirle. Ma probabilmente Karnak o altri sistemi, mi ricordo la situazione degli schemi o anche Stone Age, se voi li analizzate, hanno molte analogie con i sistemi di organizzazione dei contenuti delle mostre di Germano. L'ultima cosa che posso dirvi è la sua, come dire, costruzione nel lavoro di un'etica estremamente precisa. La sua storia inizia con una tragedia familiare che è molto legata ai fatti della storia, della politica, e questo gli ha costruito una etica personale, segreta, riposta, ma rigidissima, quasi implacabile. E questo lo si può fare solo quando questa etica esce in ogni momento, in ogni istante del proprio lavoro, senza fare grandi dichiarazioni. E questo essere implacabile e non stupirsi mai di nulla di quello che accadeva, era la sua forza umana e civile, e che credo questo sia stato per me un grande insegnamento. Non stupirsi di nulla, ma essere implacabili. Ecco, questo è un po' sono i miei ricordi personali, ma credo che la figura di Germano sia un po' più ampia, al di fuori degli schemi che la storia gli ha voluto dare nella lettura della storia della critica, perché per esempio le differenze tra lui e Harald Zeman di queste due esistenze quasi parallele, anche se una è molto più breve dell'altra, vanno cercate e studiate proprio le diversità strutturali dell'approccio. E credo che molte di queste diversità stanno proprio nella messa nello spazio delle opere. Forse perché Germano conosceva così bene l'architettura. E quindi sapeva che arrivati a un certo punto il confronto doveva essere forte. Germano non ha mai avuto paura di mettere le sue storie, i suoi artisti, le sue opere in architetture e spazi molto, molto impegnativi, cosa che Harald Zeman non ha mai cercato, anzi ha cercato quasi un'estetica sua, che è stata una continuità in tutto il suo lavoro. Niente, tutto qua. Cos'altro potrei dirvi? Tutto qua che ascolteremo ancora per un po', per molto, un po'. Io vorrei a questo punto in realtà ridarvi subito la parola per chiedervi un po' come stava facendo l'architetto Rota, e lo ringrazio. Qualcosa anche magari di personale che vi permetta di concludere questa piccola storia che stiamo oggi raccontandoci su Germano, e permetterci di concluderla provvisoriamente con un ricordo personale o un aneddoto che vi andrebbe di condividere o nel rapporto diretto o nel rapporto di studio con Germano Celant, e chiedervi in pochissimi minuti, in brevissime battute, che cosa ritenete di aver imparato da Germano Celant, o comunque quale è la più importante eredità intellettuale che lui ci consegna nell'attività di studio, nell'attività di ricerca, in quella espositiva, nel racconto e nell'esperienza, direi radicalmente dal vivo,
po' lo rivendico oggi, dell'arte. Vogliamo, se per voi va bene, riprendere da Luca, a cui nel caso appunto ridò la parola. Sì, devo dire che purtroppo, e lo devo dire ascoltando i ricordi vicini di Eva e direi soprattutto dell'architetto Rota, purtroppo il mio è stato uno sguardo sempre da lontano, uno sguardo di un appassionato, di uno studioso che provava o ha provato a fare più o meno lo stesso mestiere e ha visto le sue mostre, ha letto i suoi testi da ormai 25 anni. Io non ho mai avuto l'occasione di incontrare Celan personalmente. Può forse sembrare strano per qualcuno che comunque ha lavorato in questo ambito da più di 20 anni e anche incrociato, si è occupato di artisti e di situazioni molto vicine a lui, ma è proprio così. Quindi mi verrebbe da dire con una battuta che se non ho mai avuto la possibilità di parlare e di incontrare Celant, non ho mai avuto la posizione per conoscerlo, forse non ho imparato assolutamente niente da lui. In qualche modo così ho risposto anche alla seconda domanda. Poi ho un altro modo di risponderti alla tua ultima. Vuoi farlo ora, Luca? No. Nel tempo se vuoi dopo. Ok, nel tempo, diciamo così, delle chiacchiere, di cui è fatto anche il nostro, per fortuna, il nostro vivere questo lavoro. La parola quindi a te, Eva, grazie. Così a chiosa di quanto detto sull'amore per i documenti, vorrei e dall'importanza del suo archivio, vorrei ricordare quello che mi ha raccontato e ricordato qualche tempo fa un amico di Celant e mio, che è Vittorio D'Apelo, un collezionista che ha avuto una galleria a Genova molto influenzata anche dall'impostazione critica celantiana negli anni 80, e che in archivio dei documenti importanti auspicabilmente dovevano esserci 3 copie, non una non sarebbe bastata, una di consultazione, una nel caso da passare a dei musei, quindi in stato impeccabile in caso di richiesta di prestito, e una terza che diventa quasi assoluta, che va nascosta in un luogo inaccessibile dell'archivio. Quindi c'è una celebrazione tra il pratico e il poetico di quello che il documento rappresenta. Vorrei ricordare l'intensità del momento di cui anche Italo ricorda, del momento di chiusura, nel momento in cui mostra e catalogo arrivavano alle ultime battute. Erano dei momenti di un'eccitazione furibonda. Per cui ogni mattina ci si svegliava, chi collaborava con lui si svegliava con alcuni messaggi nel telefono spediti all'alba o durante la notte, e sembravano effettivamente degli appunti per una guerriglia, quella che si sarebbe combattuta nel corso della giornata. Noi per ridere li chiamavamo così, e Chiara Cosa, che è stata editor dei suoi libri più importanti alla Fondazione Prada, potrebbe ricordare che il momento in cui il libro andava in stampa non era meno pieno di portato emotivo, oltre che insomma di gioia della conclusione. E da ultimo, permettetemi un passaggio un po' più emotivo, alla mostra di Kunellis a Venezia, la sua grande retrospettiva di Kunellis, in cui mette l'artista con cui insomma ha veramente insieme a molti altri, è ovvio, imparato a stare nello spazio, in un luogo che avrebbe chiamato la site specificity da parte dell'artista, si prende questa responsabilità con evidente, credo,
emozione, chiamando a sé la vedova per farlo non mai interpretativamente ma sempre filologicamente, ci racconta la mostra. Io non lavoravo alla mostra, la ricerca la svilupparono altri, Mario Mainetti e soprattutto Carlo Barbatti, e arriviamo alla fine e c'è un dettaglio, un'opera forse non tra le più, anzi senz'altro anche da un punto di vista di dimensioni non la più spettacolare, è il cappello di Cunellis con la corona di alloro che è appoggiato su una porta che rimane chiusa del palazzo, che andrebbe verso dei piani ancora più alti, e lì per un attimo rimaniamo io e Celan da soli e lui mi dice: qui l'ho salutato. E questo è stato un momento che ricordo sempre con grandissimo affetto. Eva, architetto, lei veramente l'ultima parola, diciamo. Beh, mi sembra, se non mi ricordo male, in quell'articolo sulla guerriglia usava anche la parola che molti prodotti dell'arte fossero oggetti per palati, non mi ricordo più come li chiamava, adulti o palati raffinati. Ce l'ho qui. E penso che anche questo gesto del cappello appartenga a questa produzione per palati raffinati. Germano ha sempre prodotto cose raffinatissime, e questo per me era il suo lato politico, cioè non la bellezza ma questa forma di resistenza, questa linea di Marginot dell'oggetto colto, della produzione raffinata, e poi andrà come andrà, ma bisogna costruire questo, come dire, muro a secco fatto di queste cose meravigliose, e poi forse rimarranno nel tempo, come sono rimasti in genere i muri a secco che non hanno particolari legami ma resistono benissimo ai terremoti. E sono proprio gli incastri che gli permettono di resistere, e penso che tutto questo lavoro incastro che ha fatto Germano nel tempo rimarrà intatto, o comunque le fessure saranno anche loro interessanti col tempo. E questo, quello che ho imparato, è proprio questo: incastrare le cose per farle durare nel tempo senza creare forti legami che tante volte sfidano anche la logica, eppure esistono. E queste in genere sono cose molto raffinate che non vanno nemmeno spiegate. Grazie. Con emozione che quindi mi accingo a ringraziare veramente l'architetto Rota, i colleghi e gli amici Luca Celizza e Eva Fabris, a salutare anche voi che ci avete ascoltato. Io prima di ogni altra cosa vorrei salutarvi, anche un po' riprendere un po' un caso, diciamo, queste bellissime parole dell'architetto Rota su questo muro a secco, perché ieri, come dire, preparando gli ultimi appunti di questa moderazione, sono stato invitato a leggere alcune pagine di un libro recentemente uscito di Giorgio Agamben, Quando la casa brucia. Quindi questo muro a secco mi ha un po' ricordato che ieri ho parlato di Germano Celant, questa persona, anche rileggendo un po' quelle parole. E sono parole che in realtà riguardano la guerriglia contemporanea, il fatto che appunto sono un po' partito da lì, che noi ci stiamo non incontrando in questo momento, e che forse proprio ancora oggi alcune delle intuizioni della bellezza, della raffinatezza intellettuale di Germano Celant, il senso stesso, diciamo così, della radicalità di una delle sue più grandi intuizioni, che è quella dell'arte povera, sono non qualcosa che appartiene alla storia dell'arte, ma qualcosa che appartiene alla nostra responsabilità ancora e per di più oggi. Leggendo quelle parole, appunto, Agamben dice: quale casa sta bruciando? Il paese dove vivo, l'Europa, il mondo intero, forse le case, le città sono già bruciate. Non sappiamo da quanto tempo.
in un immenso rogo che abbiamo finto di non vedere. Di alcune restano solo dei pezzi di muro, forse a secco. Una parete affrescata, un lembo del tetto, dei nomi, moltissimi nomi, già morsi dal fuoco, e tuttavia li ricopriamo così accuratamente, con intonici bianchi e parole mendaci che sembrano intatte. E ora la fiamma ha cambiato forma e natura, si è fatta digitale, invisibile, fredda, ma proprio per questo è ancora più vicina, ci sta addosso e circonda, e ci circonda in ogni istante. Allora, è forse proprio anche grazie a questa incorporeità del digitale, a questa iperconnessione che ci permette, nonostante tutto, di stare insieme, che ci dobbiamo non dimenticare del perché non stiamo insieme, dell'importanza dell'esserlo, dell'importanza del corpo, dell'importanza delle materie, dell'importanza dei pensieri e non solo dell'importanza della facilità di sostituire tutto ciò con uno schermo. Penso che oggi Germano Celant ci manca anche e soprattutto a me per questo, perché non vedo l'ora di poter non guardare il mondo solo attraverso ciò che è stato definito in centimetri quadrati e in pixel da qualcun altro. Quindi, nella speranza, come dire, che questa sua lezione, questa sua eredità diventino anche un po' rabbia e guerriglia della riprenderci in mano, come dire, le nostre vite, le nostre materie, i nostri pensieri, ringrazio tutti voi e desidero concludere questo incontro, credo a nome di tutte e di tutti noi, con un saluto e un abbraccio a Paris e Argento Celant e al team che si occuperà delle attività di ricerca, di studio, di passione che sono state incarnate per decenni dallo studio Celant. A tutte e a tutti voi grazie e grazie a Flash Art e alla Fiera di Bologna per aver ospitato questo incontro digitale che chiede di poter diventare prima o poi di nuovo reale. Grazie a tutti e a tutti voi. Ciao a tutti. Ciao Andrea, ciao a tutti, grazie. Allora, presto.